Buonasera, benvenuti al TG di RTA. Non più una semplice utopia, una semplice speranza, ma un progetto che via via sta prendendo sempre più corpo. Stiamo parlando dell'imponente progetto del Parco Divertimenti Lupo Rosso, che dovrebbe nascere nell'area ex CIF sul Colle del Serpaglio a Bedogna. C'è stata una riunione con la cittadinanza e sono emerse delle importanti novità. Sentiamo quali. Sta crescendo a Bedogna e in tutta l'Alta Valtaro l'interesse verso il progetto di costruzione del parco divertimenti Lupo Rosso nell'area ex CIF sul Colle del Serpaglio. Un pubblico decisamente numeroso ha affollato il salone della nuova sede del locale gruppo Alpini per assistere all'illustrazione del progetto definitivo, consistente nella realizzazione di tutta una serie di attrazioni che lo farebbero diventare uno dei parchi meglio attrezzati d'Italia. In effetti è proprio così, il parco si suddividerà in due parti principali, una più a carattere sociale mentre l'altra sarà prettamente ludica. La parte sociale prevede un percorso didattico formativo per le scuole con un'aula proprio nel salone nuovo degli Alpini, un'area, un percorso per disabili unico in Italia con una parte sospesa che è veramente una chicca a livello europeo. Ci sarà un'area attrezzata libera per tutte le persone che vorranno accedere a questo meraviglioso posto proprio in prossimità delle scuole elementari, quindi anche un servizio per le scuole, e ovviamente la creazione di questo rifugio che è il recupero principale dell'edificio più antico vicino alla cappella. Mentre per quanto concerne la parte ludica, la parte proprio sul divertimento e sull'adrenalina, le attività saranno numerosissime, dal paintball, quindi l'area combattimento con i fucili a marcatore, alle piste da tubing, cioè piste praticabili con dei gommoni o con degli attrezzi in discesa, adrenalinici, poi una pista da sci, una pista da kart, una da monopattino, delle zip line, quindi volo sospeso, e tante altre attività, pareti da arrampicate, aree sospese sugli alberi di 4 livelli, la possibilità di soggiornare e dormire sugli alberi, insomma questo è il più grande parco per numero di varietà di attrezzi che si può trovare in Italia ed è a un passo dai paesi nella nostra splendida Alta Valtaro e con un'accessibilità incredibile. Ecco. È quindi ormai diffusa tra la gente la convinzione che si tratti di un'iniziativa importante per l'economia della valle e di conseguenza sta aumentando in modo consistente la partecipazione economica non solo delle imprese ma anche di numerosi cittadini. Sì, esattamente. Ricordo di aver detto che credevo nelle persone, credevo nel fatto che ci avrebbero aiutato e questo è successo. L'incontro avvenuto nella struttura degli Alpini, nella nuova sede, ha avuto un pubblico numerosissimo, al punto che non ci stavano più le persone all'interno dell'edificio. E la risposta in termini economici, perché poi alla fine non dobbiamo nascondere il fatto che abbiamo bisogno di aiuto, un aiuto economico concreto sia in termini di donazione ma anche e proprio dalle aziende che partecipano al progetto e dai futuri soci di questo progetto, e le risposte sono state incredibili. In 4 giorni abbiamo raccolto oltre 110.000 euro di soci, oltre 100.000 euro dalle imprese e diverse migliaia di euro a titolo di donazione, quindi il progetto è partito e continuiamo a avere contatti, quindi questo è quello che ci aspettavamo ed è successo e ringraziamo tutti. Non dimentichiamo i prossimi appuntamenti che ci saranno, il primo a Borgotaro, quindi finalmente arriviamo anche al paese cuore dei nostri servizi di questa grande valle, che è Borgotaro, il 29 di dicembre, avremo l'incontro alle 21, comunicheremo la sede perché dalla prima sede che avevamo deciso era troppo piccola, quindi abbiamo dovuto variare e questo ci fa piacere, è esattamente il segnale che ci aspettavamo dalla popolazione. Devono avere fiducia, daremo tutte le risposte che ci verranno richieste, perché
capisco che possano esserci dei dubbi su alcuni passaggi e noi siamo qua a rispondere, a chiarire e anche ad aggiustare il tiro. L'ultimo, proprio deciso ieri mattina dalla Commissione, dal Comitato Lupo Rosso, è stato quello di abbassare il taglio minimo della quota di partecipazione dei soci da 10.000 a 5.000 euro, perché sono tantissime le richieste di entrare in società con un taglio da 5.000 euro. Quindi è un'anteprima che diamo e ora dobbiamo solo raccogliere anche questi. Anche il sindaco di Berceto a Bologna per il riconoscimento UNESCO insieme al Parco Nazionale dell'Appennino e ad altre 38 municipalità. L'amministrazione di Berceto, su indicazione del Parco Nazionale, è stata la prima a deliberare in Consiglio Comunale nell'agosto del 2013. Un riconoscimento importante soprattutto per Berceto, che indirizza tutti i suoi sforzi di rinascita su uno sviluppo compatibile. La preoccupazione del sindaco Luigi Lucchi sull'attuale fase politica che porta, nonostante i proclami, ad accelerare lo spopolamento della montagna, è stata condivisa in questa occasione anche dal presidente Romano Prodi. In regione Emilia-Romagna lo spopolamento ha raggiunto i minimi termini, con soli 200.000 abitanti che vivono nelle zone montane a fronte di una popolazione complessiva di 4.451.000. Romano Prodi si è intrattenuto in una lunga chiacchierata con Lucchi, interessato ai progetti innovativi che si prefigurano per rilanciare Berceto. Ha espresso un plauso per le iniziative riconosciute dall'Unione Europea. Il riconoscimento UNESCO può dare vigore alla filosofia amministrativa che ritiene la presenza dell'uomo in montagna essenziale per salvaguardare il territorio, il paesaggio, le tradizioni e tutti i prodotti che hanno il riconoscimento dell'Unione Europea. Anche per Prodi una montagna spopolata vuole significare un ambiente sempre più inospitale ed un grande impoverimento economico di tutta la nostra regione. Nella prossima primavera Prodi desidera incontrare la comunità di Berceto e dibattere con i suoi cittadini alcune iniziative che possono portare benessere. Quindi, in attesa di questo importante incontro, voltiamo pagina. L'associazione volontaria contro il cancro Insieme per Vivere organizza la seconda tombolata della stagione natalizia, in programma a Bedonia questo sabato 19 dicembre alle 20.30 al bar Mellini. In palio anche in questo caso premi importanti, quasi tutti donati dai commercianti. Quindi siete attesi numerosi per trascorrere una piacevole serata e vi ricordo che l'intero incasso servirà per l'acquisto di strumenti diagnostici da acquistare per l'ospedale Santa Maria di Borgotaro. E ora da Bedonia ci spostiamo a Borgotaro, dove si è tenuto il secondo appuntamento della rassegna musicale Tutta colpa della musica. Questa volta sul palco un grande della musica italiana, Vittorio Descalzi, voce e musicista dei New Trolls. Vittorio Descalzi ha incantato una platea fortunatissima oggi domenica qua a Borgotaro. Complimenti, bentornato, ormai sei di casa, bravissimo. Grazie, io qui mi trovo fra amici ormai, posso suonare quello che voglio, anche bendato con una mano legata dietro la schiena. No, mi sono divertito molto, perché quando si crea un legame così forte col pubblico, poi ci guadagna anche il pubblico, cioè l'artista si lascia più andare, cioè me lo dico da solo, ma si sono proprio lasciato andare in canzoni che non suonavo da 20 anni. Senti, questo è un perfetto unplugged, in Inghilterra, negli Stati Uniti, negli altri posti queste cose si fanno normalmente, perché bisogna farle a Borgo Val di Taro, non si riescono a fare a Genova, a Bologna, a Milano? Questa è una bella domanda. Intanto a Borgo Val di Taro si fanno, e teniamoci il dato di fatto, no? Sì, ma perché questa musica così bella, dottori, così piacevole, così bella, qua c'erano tutti dai 10 anni in su, storia... Non è che sia una cosa così rara, cioè io ultimamente da un po' di anni a questa parte faccio concerti da solo perché mi sento un po' più libero dal vincolo dei New Trolls, con i quali continuo a lavorare, con Nico andiamo a fare concerti, però io ho la necessità di esprimermi a titolo personale. Insomma. Senti, di musica si può campare, oggi si è visto e si può stare molto molto bene. Consiglio per un giovane, un consiglio vero.
Beh, è sempre difficile entrare nella testa degli altri, però se uno ci crede veramente è giusto che ci provi sul serio senza lasciarsi abbattere dalle prime, insomma, i primi mancabili insuccessi, che magari non sono solo insuccessi ma è incomprensione da parte degli altri. Quando è che ti rivediamo a Borgotaro? Ma io vengo anche, domani no, c'è un concerto, ma poi vengo a mangiare i funghi. Parliamo con la spia borgotarese che continua a portare qua questi artisti bravissimi. Fiorello, una bella soddisfazione avere una domenica pomeriggio piena di gente, calda dentro la sala, fuori dalla sala, ma soprattutto sul palco, perché c'è stata molta collaborazione, come dicevamo, tra pubblico e palco. Ma portare Vittorio per me è andare a nozze. Adesso è arrivato veramente Natale, perché Vittorio, come sapete bene, fa parte della mia storia musicale da quando avevo 18 anni, quindi conosco tutti i pezzi eccetera, però conosco un altro Vittorio, quello prettamente cantautorale, che effettivamente con Mandilli e con Gli occhi del mondo è stato favoloso, sono stati gli ultimi due lavori che ha fatto e che invito tutti quelli che non hanno ascoltato ad ascoltare cosa si può fare, sono veramente dei capolavori. Oggi lui per l'ennesima volta ha dimostrato quello che è e quello che sa fare, con una chitarra, un pianoforte e una voce, quindi io penso che la gente era estasiata e sono molto contento di averlo chiamato, e questa sarà la prima volta di una lunga serie. Da Borgotaro, dal Mosconi è tutto, chi non c'era per l'ennesima volta, peccato. La gioia dell'uomo. Il responsabile dell'ufficio elettorale di Albareto vi ricorda che sono ancora depositati presso l'ufficio segreteria del comune i moduli di raccolta delle firme relativi alla richiesta di proposta di legge di iniziativa popolare per la trasparenza dei bilanci dei partiti politici e delle organizzazioni sindacali. Questa iniziativa è stata annunciata sulla Gazzetta Ufficiale del 19 settembre di quest'anno. Ogni elettore iscritto nelle liste elettorali del comune di Albareto interessato alla sottoscrizione di questa proposta di legge può recarsi presso l'ufficio di segreteria chiedendo di Renzo Scarpenti in piazza Giuseppe Micheli numero 1 tutti i giorni in orario d'ufficio, munito di valido documento di identificazione. La raccolta delle firme con contestuale inoltre dei moduli al comitato promotore bilanci in trasparenza avrà termine il 31 gennaio prossimo. Un po' di pubblicità per noi, a tra poco.